Care amiche, cari amici, amanti della musica, non possiamo ancora riscoprire la libertà di andare ad ascoltare un concerto dal vivo in un teatro, in una sala o anche in un auditorium come in quello che ci troviamo in questo momento. Per tutta l'estate scorsa e anche nella primavera abbiamo, come Araba Fenice, sognato, abbiamo cullato il desiderio di poter ricominciare questa 24esima stagione con il pubblico. In realtà poi, come avete visto, questo sogno, ai noi, si è infranto sul duro muro del Covid. Ma nonostante questo, quello che abbiamo pensato come associazione culturale è stato: ok, ci diamo comunque da fare. Facciamo qualcosa affinché la musica non taccia, affinché i musicisti non tacciano e abbiano anzi il loro spazio sul palcoscenico. Ecco perché questi 4 concerti in streaming che vi terranno compagnia per tutto il mese di dicembre, a cominciare da oggi, 8 dicembre, poi il 13 e poi il 23 e per concludersi il 27 di questo mese. Ben inteso, sappiamo perfettamente che mai, anzi, lo ripeto, mai un concerto in streaming potrà sostituire un concerto dal vivo. Ma le condizioni, la contingenza ci ha spinto, ci ha pungolato, e il desiderio di far qualcosa, di donare ancora musica, per noi che siamo un'associazione culturale che da 25 anni organizza concerti, che abbiamo realizzato oltre 300 concerti in tutta la nostra attività, è stata una spinta molto molto significativa. Naturalmente il programma completo di questi 4 concerti lo potrete vedere e scaricare dal nostro sito dell'Araba Fenice e ovviamente bisogna iscriversi al canale YouTube della nostra associazione. La particolarità di questi concerti che andrete ad ascoltare è che sono tutti gratuiti. Gratuiti perché abbiamo la fortuna di avere degli enti che ci sono vicini, come la Fondazione Carit, come la Regione dell'Umbria, così come il Comune di Terni e il Comune di Guardea. Certo, siamo un po' emozionati tutti, perché per la prima volta siamo noi a venire da voi e non voi a venire da noi. Quindi siamo noi che entriamo nelle nostre case mentre voi siete comodamente seduti sul vostro divano, avete acceso la vostra smart TV e avete, come dire, alzato il volume dello stereo. Però questi sono i tempi e noi cerchiamo di renderli, diciamo, più umani, più dolci, più sereni, e lo facciamo attraverso la musica, attraverso quella straordinaria arte, appunto, che è la musica stessa. Venendo ad oggi, il primo concerto è un concerto molto originale, molto particolare. Molto particolare perché sul palcoscenico avremo un fisarmonicista, Massimo Signorini, e una voce soprano, la giovane Maria Salvini. È un duo certamente inusuale, soprattutto perché ovviamente la fisarmonica, molti di voi la collegano un po' a quelli che sono ricordi anche, come dire, alle volte anche un po' tristi, ma soprattutto ricordi popolari, malinconici più che altro, diciamo così. Però essa, che in questo caso sostituisce in pieno quello che è un pianoforte o un cembalo, si unisce e si amalgama perfettamente con la voce della soprano. E quindi ascolterete un programma molto molto originale e siamo felici di potervelo presentare e donare e regalare attraverso questa registrazione, appunto, in streaming. Diamo quindi l'avvio a questo concerto che si intitola Tango Barocco e il primo brano che ascolterete è un tango in re dello spagnolo Isaac Albéniz, l'opera 165 numero 2, scritta ovviamente originariamente per pianoforte solo e inserita nella suite Spagna, divenuta poi estremamente famosa ovunque dopo la trascrizione per chitarra di Miguel Llobet. Oggi la ascolterete con la fisarmonica nella esecuzione tramite appunto la fisarmonica di Massimo Signorini, a cui lascio lo spazio sul palcoscenico. Grazie e buon ascolto.
Bene, secondo brano in programma, The Eternal Source of Life Divine, di George Friedrich Handel, è tratto dalla ode del compleanno della regina Anna Stuart d'Inghilterra ed è una cantata profana composta su un libretto di Ambroise Philips. Ed è molto originale questa cantata, che fu composta nel 1713, perché è composta di 7 strofe, ognuna delle quali termina con gli stessi versi che dicono «The day that gave great Anna birth who fixed a lasting peace on her heart», ovvero il giorno che ha dato nascita alla grande Anna, chi ha fissato una pace duratura sulla terra. E si allude ovviamente alla firma del Trattato di Utrecht che pose fine alla guerra di successione spagnola e che fu appunto negoziato dal governo inglese dell'epoca. Ora, sul palcoscenico, la soprano Maria Salvini e ovviamente il fisarmonicista Massimo Signorini. Mentre Maria Salvini lascia il palcoscenico, ora il fisarmonicista Massimo Signorini eseguirà un brano di Astor Piazzolla, Jacinto Chiclana. E questa particolarità di questo brano è che in realtà non è un tango, ma è una milonga lenta. Originariamente furono scritte delle parole per questo brano dal celebre scrittore argentino Borges, che preferì per un periodo della sua vita molto più la milonga del tango. La milonga, in realtà, voi sapete che è una danza popolare che è tratta dalla abanera,
ma Jacinto Chiclana ricorda una figura di un valoroso guapo che soleva porre la sua abilità nel coltello al servizio di capi politici. Bene, ora spazio al palcoscenico con Massimo Signorini alla fisarmonica. Vedrò con mio diletto l'alma dell'alma mia, il cor del mio cor pien di contento, e se dal caro getto lungi convien che sia, sospirerò penando ogni momento. Questa è la prossima aria che verrà eseguita, Vedrò con mio diletto, tratta dal Giustino del 1724 e scritto da il prete rosso Antonio Vivaldi. Vedrò con mio diletto
Fisarmonica e voce soprano pone spesso agli interpreti una sfida di nuovi equilibri fonici, di insospettate combinazioni timbriche. Maria Salvini e Massimo Signorini si sospingono oltre quel territorio del rischio, affrontando anche quelle che sono delle incognite, anche affascinanti, di un repertorio che è tutt'altro che comune, in cui si assomma metamorfosi e ritualità. La loro la potremmo definire una intesa che si basa sulla teoria degli affetti inerenti al rapporto tra la musica, i sentimenti e gli effetti prodotti sull'animo umano. Il prossimo brano in programma è un brano di Erik Satie, è il Perpetual Tango del 1914, un brano brevissimo, molto ostinato e spigoloso, un po' come fu la personalità del grande musicista francese. Al palcoscenico Massimo Signorini. Thank you.
sposa son disprezzata, aria contenuta nell'opera La Merope di 1734, composta già Geminiano Giacomelli, nato a Piacenza nel 1692, scomparso a Loreto nel 1740. Una versione di quest'aria è stata anche usata da Antonio Vivaldi nel dramma per musica Bayazé. Sul palcoscenico la soprano Maria Salvini e il fisarmonicista Massimo Signorini. Il prossimo brano in programma è di Astor Piazzolla, Chiquilín de Baquina. Chiquilín de Baquina appartiene al momento della collaborazione tra Astor Piazzolla e il poeta uruguaiano argentino Horacio Ferrer, la collaborazione che iniziò nel lontano 1967. Per questa canzone Piazzolla e Ferrer si ispirarono ad un bambino, un ragazzetto di 11 anni che vendeva fiori
nella zona dei ristoranti del quartiere dei teatri di Buenos Aires. E lui si chiamava, questo ragazzetto, Pablo Alberto González. Il brano, anche questo, contrariamente alla stragrande maggioranza delle composizioni di Piazzolla, non è un tango, ma è un valzer. Alla fisarmonica, Massimo Signorini. Mentre risale sul palcoscenico Maria Salvini, il prossimo brano, la prossima aria, è L'amour est un cier ribelle. L'amore è un uccello ribelle, una banera. Ed è un'aria tratta dall'opera Carmen, l'opera meravigliosamente maleducata di Georges Bizet, e lo spartito di questo brano fu adattato dallo stesso Bizet, poiché l'originale era la banera Arreglito del compositore spagnolo Sebastián Yarrader. Spazio quindi alla voce di Maria Salvini e alla fisarmonica di Massimo Signorini.
Tango. Tango di Igor Stravinsky. È un tango del 1940, quando Stravinsky rimase per un periodo della sua vita ad Hollywood. E questo brano è un tango molto particolare. È un tango che in realtà non si chiude mai. Mentre lo ascolti pensi che sia per finire e invece ricomincia da capo. Una composizione che proprio per questa caratteristica si adatta perfettamente alla filosofia del tango, secondo la quale tutto si ripete continuamente, sia le cose brutte che quelle belle, tornando via via sempre sotto forme diverse. Alla fisarmonica, Massimo Signorini. Thank you.
prossimo brano in programma di Kurt Weill, Yooka-Laylee. Kurt Weill è notissimo, il suo sodalizio, lui è molto famoso anche per il suo sodalizio con Bertolt Brecht. Weill era di origine ebraica e durante il periodo del nazismo fu costretto a fuggire dalla Germania per andarsi prima a salvare a Parigi e poi di seguito a New York. Le parole di questa canzone sono di Roger Ferney. E mai sono adatte queste parole per un periodo anche come il nostro che stiamo vivendo in questi giorni. Infatti, Yooka-Laylee è il sogno di un mondo diverso, l'isola che non c'è, una terra senza dolore, piena di speranza e di amore condiviso, un paradiso perduto dove fuggire da una realtà sempre più inquietante. Spazio quindi alla voce di Maria Salvini e alla fisarmonica di Massimo Signorini. Se prescubo d'un ponte, ma barca vagabonde, e onugo e delonde, mi conisci
Milonga de mis amores è il prossimo brano, scritto nel 1934 da Pedro Lorenz, il cui vero nome era Pedro Blanco Acosta, musicista argentino che da bambino aveva cominciato lo studio del violino, ma presto passò al bandoneon, di cui divenne uno dei più grandi virtuosi e anche uno dei grandi compositori di tango, e portò il nome del tango e anche il suono del bandoneon in tutto il mondo e conobbe grandi personalità come De Caro e incantrò anche a Parigi il re del tango classico, cioè Carlos Gardel, Carlitos. E in un film, Luces de Buenos Aires, lui al bandoneon, cioè appunto Pedro Lorenz, insieme a De Caro al violino, accompagnarono Gardel che cantava Tomo y Obligo. Sul palcoscenico, Massimo Signorini. Feeling, primavera, è una canzone struggente, commovente, perché ricorda la moglie dell'autore, Szmerke Kajerzynski, che fu un poeta partigiano di Vilnius, nato nel 1908 e scomparso nel 1954, che anche lui soffrì il periodo del nazismo e della seconda guerra mondiale. La musica è di Abraham Brudno, che anche egli morì nell'olocausto in un campo di concentramento nazista nel 1943. Le parole sono veramente commoventi, perché appunto ricordano, come dicevo prima, la scomparsa della moglie dell'autore. Ve le leggiamo
perché ne vale la pena ascoltarle. E dicono esattamente questo. Vago per il ghetto da solo e abbandonato. Non c'è nessuno che si prenda cura di me stesso. E come puoi vivere quando il tuo amore è stato preso? Qualcuno mi mostrerà come fare? So che è primavera, il canto degli uccelli e il sole, tutta la natura sembra felice e libera, ma rinchiuso nel ghetto sono come un mendicante, supplico un po' di sole per me. Primavera, a cosa serve la primavera? A cosa serve il sole quando lei è via? Primavera, risplendi sul mio dolore, ma ancora domani è squallido come oggi. La casa in cui vivevamo ora è barricata, le finestre sono rotte e spoglie. Il sole è così feroce che i fiori sono sbiaditi, appassiscono nell'aria invernale. Ogni mattina, ogni sera devo passarci accanto, nascondendo i miei occhi alla vista. Il posto dove mi amavi, il posto dove mi hai baciato, il posto dove mi hai tenuto così stretto. Thank you.
Bene, siamo arrivati all'ultimo brano in programma di questo primo concerto della 24ª stagione dell'Araba Fenice in streaming. E l'ultimo brano è un brano famosissimo del grande Astor Piazzolla, l'inventore, come voi sapete, del nuovo tango, che unisce il tango argentino, la musica classica e il jazz. Il brano in programma è Libertango, scritto da Piazzolla nel 1978. Un brano straordinario sotto tutti i punti di vista, è famoso per la sua filosofia di libertà assoluta, libertà di amare, libertà di sperare, libertà di sognare, libertà di vedere un mondo migliore, quello che noi tutti aneliamo. Vi ringraziamo tanto di essere stati qui con noi, ringraziamo molto i tecnici audio e luci Andrea Zibellini e anche Leonardo Salvatori. Ringraziamo alle riprese Andrea Colarieti e alla regia Marco Giamenonni, che ci sono stati vicini e che ci saranno vicini anche per i prossimi concerti dell'Araba Fenice in streaming. Vi lasciamo quindi a Libertango con Maria Salvini, soprano, e Massimo Signorini, alla fisarmonica. Ama y todo ser le entrego. Mi libertad estranja la cárcel de mis huevos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste que lo no me traevo. Mi libertad me quiere que no me llevo presto. Mi libertad me asuelve si alguna vez la perdío por cosas de la vida que a comprender no acierto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy pobre espectro. Mi libertad me llama y entrayes del vuelvo. Mi libertad comprende que yo me siento perso de los errores míos sin arrepentimiento. Mi libertad quisiera el astro sin asueto, el átomo cativo. Ser libre, qué misterio. Ser libre y en su mente mi madre me decía, ser libre yo se cumple, no se da ni por favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orcha. Si polvo fui a polvo iré, soy polvo de la gría. Y la leche me llama impregno de la libertad de mi amore.